Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono Giupa17 e oggi siamo tornati su Dragon Ball FighterZ per un nuovissimo episodio. Perfetto ragazzi, nello scorso episodio, che è durato veramente veramente tanto, cercherò ragazzi di portarvi sul canale degli episodi più corti di questo titolo. Abbiamo scoperto che la Terra è di nuovo minacciata da non si sa chi o non si sa cosa. E ci trovavamo all'interno del corpo di Goku. Abbiamo incontrato C16, che però probabilmente non è più il C16 che conoscevamo. Probabilmente qualcuno lo sta controllando. E siamo riusciti a salvare Krillin. Abbiamo sconfitto un paio di cloni e oggi direi di proseguire la nostra avventura su questo titolo. Allora, l'incipit di questo episodio è: Krillin è colmo di rabbia vedendo il corpo inerme di androide numero 18 e giura che aiuterà Goku a sconfiggere Cell. Va bene ragazzi, direi di iniziare subito. Ok ragazzi, eccoci qua. Allora, dobbiamo affrontare vari guerrieri. Tutorial battaglia, questi qui sono ancora dei tutorial. Vabbè dai, andiamo ad affrontare Trunks. Trunks clone e Krillin clone. Iniziamo subito la battaglia. Ok, eccoli qua, quindi dovremo affrontare due avversari di livello 2. Però come abbiamo visto l'altra volta, per il momento sono ancora semplici. Tanto i tasti più o meno li conosco, quindi riesco a sconfiggerli abbastanza velocemente. Stavo pensando quasi quasi di portarvi un mondo per episodio. Allora, usiamo l'assistenza Z. Vai, attaccami. Oh, sentite, faccio che sconfiggerlo. Malmeniamolo. Dobbiamo ricaricarci un attimo. Ui là, la Kamehameha. Ok, Trunks è a terra. Mamma mia, è arrivato Krillin clone. Vieni qua. Dai che lo stiamo malmenando. Sì, lui non è che si protegge tantissimo, eh. Che sberla, ragazzi, che sberla. Ok, sta aspettando. Guarda come si protegge. Ok, bastava un semplice pugno per mandarlo KO. Volevo colpirlo con una Kamehameha, però non sono riuscito a utilizzarla. Anche Yanko è KO. Bene, abbiamo trovato Yanko. Sembra che stia bene. Goku, Krillin, siete venuti a salvarmi. Yanko, non hai neppure perso i sensi. Sì, beh, riesco a malapena a parlare. Quando Goku mi ha trovato ero messo davvero male. Tu sei abbastanza in forma. Se lo dici tu, ma cosa è successo? Mi sembra di essere stato messo sotto da un camion. Vediamo da dove cominciare. Yanko clone. Oh, dannazione! Un altro clone! Rimanda il tutto a più tardi, Krillin. Ora occupiamoci di questo tizio. Ok, dobbiamo sconfiggerlo. Perfetto, si parte. Oh, finalmente posso combattere come voglio. Guarda cosa ti regalo. Oila! Che attacco!
Aia, aia. Uè, ha parato pure quella. Le ha parate tutte. Anche questo. Ok, uno è andato. Manca Goku. Boom. Il mio clone se la cava bene. Perfetto, gli ho fatto parecchio male. Sì, non si sta neanche minimamente riparando, però. Ok, ce l'abbiamo fatta. Easy, easy. E via. Yanko è disponibile. Ok, perfetto. Eccolo qua. Almeno ora riesco a muovermi più facilmente. Comunque penso di aver capito. Quindi sono state quelle onde create dal macchinario costruito da Bulma a paralizzarmi all'improvviso, giusto? Non mi piace l'idea di avere la forza bloccata, ma immagino che anche i nostri nemici siano nella stessa condizione. Mi sa di no, Yanko. E poi sono certo che alla fine andrà tutto a posto. Senti, Yanko, tu in questa storia ci sei dentro fino al collo come noi. Anzi, abbiamo giusto bisogno di guerrieri in gamba che ci diano una mano. Davvero? Già, Yanko. Allora, cosa ne dici? Ti va di tornare a combattere al nostro fianco? Wow! Ormai è da parecchio che non combatto. Le mie abilità nelle arti marziali sono un po' arrugginite. Sicuri che valga la pena di farmi combattere? Ma certo, Yanko, voglio dire, indossi già il tuo G. Certo che vogliamo averti con noi. Visto, persino Krillin combatterà. Più siamo, meglio è. Non ti preoccupare, te la caverai. Persino Krillin? Che tatto, Goku. Attenzione. C'è Riff clone. No, Riff normale che sta proteggendo Tenzing. Non ti avvicinare. Attento, Riff. Tenzing, ti proteggerò io. Aspetta, ti spiace se ci uniamo anche noi? Goku, che cosa ci fate qui? Sei stato davvero in gamba. Yaozi. Io mi ricordavo che si chiamasse Riff. Vabbè. Ora però lascia fare a noi. Ok, vi ringrazio. Ehi, clone, siamo noi i tuoi avversari ora. Ok, affrontiamoli. Ok. Guardalo come si ripara. Oh, finalmente. Finalmente si fa un po' più interessante la cosa. Facciamo entrare Krillin. Ok, uno l'abbiamo sconfitto con l'aiuto di Krillin e Yanko. Perfetto, ricarichiamoci un attimo. Aia. Guarda come si ripara. Queste non le può parare. Anch'io non posso parare quelle. Vai, Goku. Ok, gli ho rotto la difesa e tanti saluti, arrivederci. Tenzing è disponibile. Ok. Quindi abbiamo sbloccato un nuovo alleato. Eccolo qua. Tenzing. Ok, si sta riprendendo. Tenzing, per fortuna sei vivo. Riff, sei tu? Ma cosa mi è successo? Sono arrivati tutti quanti e ci hanno salvato. Che cosa vuoi dire? Cosa sta succedendo? Se vuoi te lo posso spiegare, anche se
è un po' complicato. Per cui la causa di tutto questo sono queste onde, che disastro. Se a voi sta bene vorrei combattere anch'io. Combattere? Sei sicuro di volerlo fare, Tenzing? Riesci almeno a muoverti? Apprezzo la tua preoccupazione. Facciamo che chiamarlo Yaozi. Ma sto bene. Se non combatto in momenti come questo, che senso hanno i miei addestramenti? Tenzing! Yaozi, tu dovrai... Voglio combattere anch'io, ti aiuterò, Tenzing. Yaozi, ci alleniamo sempre insieme. So di potermi rendere utile. E va bene, combatteremo insieme. Promettimi solo di non allontanarti mai da me, hai capito? Te lo prometto. Ok, eccoci qua. Ne è passato di tempo da quando noi tre ci siamo ritrovati con queste uniformi. Mi tornano in mente i giorni in cui mi allenavo nelle arti marziali. Ora che mi ci fai pensare, Yanko, credo che noi non ci siamo mai allenati insieme. Ehi, ti andrebbe di scambiarci qualche colpo? Stai scherzando? Non sono certo in grado di combattere contro di te. E poi io non combatto più. Krillin sarebbe di sicuro uno sparring partner migliore. Ehi, anch'io mi sono ritirato. Ho una famiglia a cui pensare adesso. Beh, sul fatto che Krillin abbia una famiglia c'è poco da dire. Una moglie è sempre una moglie, anche se è un robot. Tu invece non sei sposato e non hai nessuna famiglia, vero Yanko? Beh, vedi, a questo proposito... è complicato. Non capisco di cosa stai parlando, ma se non hai un motivo valido per non combattere, allenati con me. Goku, ti capita mai di pensare prima di aprire bocca? Ora basta parlare di me. Vediamo di concentrarci sulla battaglia che ci attende. Consideriamo questo scontro come un allenamento di gruppo, ok? Oh, ci terrei a non morire. Eccoci qua. Allora. Ok. Praticamente ci insegnano a parare i colpi dell'avversario. Aia. Perfetto. Allora, blocca 3 attacchi consecutivi. Aia. Oh, senti, Krillin, ti faccio fuori, va bene così. Bella questa combo. Bella, bella lì. Qui gli ho fatto parecchio male. Mi carico. Ok, l'ho eliminato in 448. Sì, perché tanto è soltanto un tutorial. Qui praticamente ci insegnavano a parare i colpi dell'avversario. Ok, abbiamo sbloccato anche un bonus. Arco Supremo Guerriero, capitolo 4, Malvagità rivelata. Bene, sta iniziando a prenderci la mano. Ehi, tu nel mio corpo. Sai, non sei niente male come combattente. Grazie, Goku. Spero che numero 18 e Marron stiano bene. Sono dal maestro Muten. Con così tanti cattivi in circolazione potrebbero essere guai. Io non mi preoccuperei troppo. Voglio dire, il numero 18 è più forte di te, no? Che bei complimenti. Guarda, potrà anche essere vero, ma tu potresti dirlo con maggior delicatezza. Oh già, scusa. Attenzione. Ehi Krillin, c'è qualcuno con un'energia davvero molto potente. La senti? Accidenti, sì. È un'aura diversa. Non è come quella dei cloni che abbiamo affrontato. Non è che si tratta di Cell?
Potrebbe essere. L'energia è simile a quella di Cell, ma leggermente meno potente, non trovi? Che strano, percepiamo l'energia di Cell, ma non l'avversario con il quale sta combattendo. Un avversario senza energia, che Cell stia affrontando numero 16? Aspetta, ma certo, lui è un androide, pertanto non ha aura. Forse riusciremo a scoprire qualcosa, io dico di andare a dare un'occhiata. Ok ragazzi, eccoci qua. Guardate che bella isoletta. I disegni sono bellissimi. Lo sapevo! Cell! E il suo avversario è... a terra è... C-18! Oh no, ti prego, risparmiala! Farò tutto ciò che vorrai. E chi è l'altro? Chiedo scusa, che cosa sta succedendo? Cosa hai fatto a mia moglie? Krillin si arrabbia. Direi che Cell è un pochettino più potente di te. E quindi puoi evitare tranquillamente i tuoi attacchi. Vediamo se ci dice qualcosa. Ma guarda un po', Goku e il suo fastidioso paggetto senza naso. Cell, per la miseria, sei tornato davvero. È fantastico! A dire il vero, speravo proprio di poterti affrontare di nuovo. Come se la ride Cell. Mi fa piacere saperlo, perché sono tornato dalla morte per uccidere te e tuo figlio. Krillin, a Cell ci penserò io. Tu vai a vedere come sta C-18. Grazie, Goku. Numero 18. Accidenti, ha perso i sensi. Oh, la conosci? Sta bene? Mi dispiace tanto, si è sacrificata per salvarmi. Cell, dannato mostro, la pagherai cara. Ma guarda un po' quante sceneggiate. Va bene, vorrà dire che dovremo sconfiggerli tutti, qui e ora. Dopotutto devo ammettere di essere felice di poter affrontare subito Goku. Mi spiace, non so chi tu sia, ma devi prenderti cura di C-18. Io intanto andrò a prendere a calci Cell. Abbassa la cresta, Krillin. Abbassa la cresta. Non farmi ridere. Io ho sconfitto. Andiamo. La tua forza non è neppure paragonabile a quella di tua moglie C-18. Lo sa pure Cell che sei scarso. Stai indietro, Krillin. Non puoi vedertela con un avversario del genere. Che razza di marito non riesce neppure a proteggere sua moglie? Oh, sembri avere molta fiducia nei tuoi mezzi. Puoi dirlo forte. Non mi importa quanto tu sia potente. Chi fa del male a mia moglie finisce male. Ok, mi sa che dovremo utilizzare Krillin. E mi sa che le prenderemo di santa ragione. Che poi alla fine combatterà Goku lo stesso, quindi... a cosa serve non si sa. Di livello 6, Cell. È di livello 6. Quindi stiamo attenti. Ah, un altro... ma non ci credo, un altro tutorial, basta. Intanto lo picchio. Ok, Cell non mi attacca. Io intanto completo il tutorial. Ok, finalmente, ahia. Vai via. Volevi, volevi. Aia. Mi sta facendo parecchio male. Io lo sto un po' sottovalutando, comunque. Sono tutti attacchi pesanti. Ah, però l'abbiamo già sconfitto, fantastico. Fantastico, senza neanche usare un'onda energetica. Ok, rieccoci qua.
Se solo queste dannate onde non ostacolassero la mia forza. Cell, sei finito! Cosa vuol fare? Presto, voi idioti, vi renderete conto del vostro errore. O se ve ne renderete conto. E quando accadrà, sarete divorati dal rimorso. Ma cosa stai dicendo? Esplosione solare! Oh, accidenti! Scappa via. Infatti, è scappato via. Maledizione, quel verme è scappato. La sua energia è scomparsa, si è volatilizzato, sparito. C18, stai bene? Sta bene, non preoccuparti, è solo svenuta. Però credo che sia meglio farla controllare, giusto per essere sicuri. Sì, immagino tu abbia ragione. Ehi, grazie per aver aiutato C18. No, sono io a dovervi ringraziare, siete davvero molto forti. Specialmente considerando che siete riusciti a resistere all'effetto delle onde. Onde? Hai idea di cosa stia succedendo? Che cos'è successo a C18? Per favore, devo saperlo. Io le avevo detto di non uscire, se mi avesse dato ascolto. E va bene. Io ero una ricercatrice, un tempo ero fiera di far parte del Red Ribbon, il fiocco rosso. Purtroppo, dopo che le onde hanno disattivato C18, il Red Ribbon l'ha rapita. Per quale motivo, proprio non saprei. E dei cloni, cosa sai dirci? E del ritorno di Cell, il Red... Sì, il Red Ribbon è la causa di tutto. Io studiavo una tecnologia in grado di inibire la forza di un guerriero per permetterci di inserire lo spirito di un'altra persona nel suo corpo. Il termine tecnico per questo procedimento è legame, è stato perfezionato pochi giorni fa. Alla fine, quando ho scoperto che l'idea era di usarlo per dominare il cosmo intero, mi sono spaventata e ho disertato. Durante la mia fuga ho incontrato C18 e abbiamo deciso di proseguire insieme. Poi ci siamo imbattute in Cell e C18 si è sacrificata per salvarmi. Quindi, se ho capito, per farla breve, il Red Ribbon è all'opera ancora una volta. E quando hai provato ad andartene ti hanno dato la caccia, è così? Giusto? Sì, per favore, dovete fermarli. Certo che lo faremo, vedrai, li ridurremo in tanti piccoli pezzettini. Tu sai dove si trova la loro base, vero? Ti saremo grati se ci indicassi la strada. Mi spiace, proprio non ricordo come sono arrivata qui. Ho pensato soltanto a fuggire. Oh, che peccato. A proposito, ora stiamo andando da un'amica, Bulma. Vuoi unirti a noi? Ecco, l'idea è di chiederle di dare un'occhiata a C18. Tutto considerato, penso che con noi saresti più al sicuro. A dire il vero, io vorrei tornare a casa. Sono preoccupata per la mia famiglia. Non preoccupatevi per me. L'importante è che troviate la base. Come preferisci. Ok ragazzi, eccoci qua. Capitolo 5. Direi che però possiamo terminare questo episodio qua. Ammazza quanti avversari che dobbiamo affrontare. Dovremo poi affrontare anche Ginyu e i cloni di Ginyu, Cell e Nappa come battaglia boss. Come sempre ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio sempre qui su Dragon Ball FighterZ. Alla prossima ragazzi!